Binetti, parto da lei e le chiedo di spiegarci se come si possa parlare di limitazione della libertà di espressione a proposito di una legge che punisce le istigazioni all'odio, le parole che portano a discriminare e a portare violenza contro i diversi. Diciamo tranquillamente questo, che contro la violenza e contro l'istigazione all'odio siamo tutti assolutamente d'accordo, che se il disegno di legge che emergerà dal nuovo tavolo di confronto sarà un disegno di legge che in maniera chiara e inequivocabile dirà un no alla violenza e all'istigazione all'odio, non c'è ombra di dubbio che saremo tutti disposti a firmarlo. Io stessa ho presentato un disegno di legge insieme alla collega Ronzulli e ad altri colleghi, proprio esclusivamente concentrato su questo punto. Il tema vero è che quando si parla di discriminazioni in questo disegno di legge è molto ambiguo fino a che punto la discriminazione sia da intendere come istigazione all'odio o fino a che punto invece la discriminazione sia rendere palese ciò che è diverso. Riuscire a dire, faccio delle affermazioni che sono molto note a tutti quanti, riuscire a dire per esempio che la famiglia è fondata sulla unione di un uomo e una donna, che un bambino ha bisogno di un padre e una madre, riuscire a dire per esempio che si può essere d'accordo su un'affermazione che preveda per esempio che nella scuola si possa celebrare prima ancora della giornata dell'omofobia o della transfobia la festa della mamma o la festa del papà, che in molti posti sono stati aboliti perché considerati discriminanti, beh, voglio dire, è molto importante. Allora, voglio segnalare una cosa. Chiarissimo. Allora, una cosa soltanto. Sul Foglio di oggi c'è una notizia che viene dalla Finlandia. Quindi è una notizia che non riguarda un cardinale cattolico, ma un cardinale luterano, e che riguarda un ministro del governo finlandese, la liberalissima Finlandia, in cui entrambi sono stati denunciati e probabilmente saranno condannati come discriminatori semplicemente per aver affermato differenze che sono evidenti. Stiamo all'Italia però, Binetti, e stiamo al dibattito che riguarda una legge italiana, paese, lo ricordiamo, che da 10 anni, stante alle raccomandazioni dell'Europa, aspetta una legge che sanzioni le manifestazioni contro l'omofobia e contro i transessuali.